Allora, in questo progetto ho cercato di convertire delle casse che ho comprato un po' di tempo fa al prezzo di 40 euro su Amazon. Ora il prezzo è più alto e sono queste, le Logitech Z333, che sono degli speaker 2.1, quindi con subwoofer e due altoparlanti. C'è anche la versione Bluetooth di queste qua, che è questa, di Logitech 0337. Costano una bellezza di 90 euro quasi, quindi c'è una differenza di 50 euro rispetto a quelle che ho comprato io. In questo progetto ho cercato di rendere Bluetooth le mie casse. Per farlo ho fatto un po' di acquisti online su AliExpress e in particolare mi sono fornito di un ricevitore audio Bluetooth, ovvero questo qua in particolare, che è un ricevitore Bluetooth che si chiama XYBT Mini per la modica cifra di 1,19 euro, 70 centesimi di spedizione, e che ha una qualità veramente alta, ma dopo lo vedremo e potete anche verificarlo online dalle varie recensioni. Dopodiché mi sono procurato anche un mini modulo di alimentazione per trasformare quindi dalla corrente di casa, che è quella della parete, ma che io prenderò dal cavo interno dello speaker, da quindi 240 volt a 5 volt. È un semplice modulo di alimentazione, un alimentatore. Ce ne sono vari tipi, fate attenzione a scegliere quello là che porta ad una corrente DC 5 volt, ok? Infine mi sono procurato anche un cavo da RCA jack da 3,5. E tutto questo quindi per una spesa di massimo 6 euro. Quindi ho ordinato tutto, è arrivato tutto dopo un po' di tempo dalla Cina, mi sono messo all'opera. Questo è lo schema del progetto per semplificare quindi le operazioni. E in particolare vediamo, all'inizio partono due cavi che io non andrò a prendere però dalla presa di casa, quindi la 240 volt, ma dal cavo che è direttamente dalla presa arriva all'interno del subwoofer per l'alimentazione. Quindi dividerò questo cavo, una parte tornerà alla parte normale, l'altra parte invece avrà altri due cavi, uno positivo e quindi uno negativo, che si andranno a collegare all'alimentazione, al modulo di alimentazione. In particolare i primi due cavi, quindi l'alimentazione, si connetteranno alla parte AC, corrente alternata più e meno, e quindi prendono la corrente e la trasformano dall'altra parte dell'alimentatore. Qui anche connetterò due cavi, uno rosso e uno nero. Per convenzione ci usa il rosso positivo e il nero negativo per non confondersi successivamente, e questi li andrò a saldare nel ricevitore Bluetooth XYBT Mini, sempre dove c'è scritto meno il cavo nero, dove c'è scritto più il cavo rosso. Qui per fare un lavoro più pulito avrei potuto connettere direttamente i cavi degli speaker alle uscite qui left e right, ma dato che non sono molto pratico con le saldature, mi sono reso conto che sarebbe stato un lavoro davvero enorme, dato che già per connettere questi più e meno di alimentazione ci ho messo una vita in pratica. Ho scelto quindi di proseguire nel modo più facile, ovvero con il cavo jack a RCA. Ho connesso il jack alla scheda al ricevitore Bluetooth e l'altra estremità alla fine la andrò a connettere nel retro del subwoofer, quindi dove c'è l'ingresso input RCA. Ci sono due porte dedicate quindi per aggiungere altri input di audio. Ovviamente tutto questo si nasconderà all'interno del subwoofer, mentre un piccolo cavetto uscirà dal retro e si andrà a connettere normalmente nella parte posteriore del subwoofer. Iniziamo con lo smontare la parte posteriore del subwoofer, che contiene tutti i circuiti e i cavi che ci interessano. Smontiamo anche la parte frontale con il subwoofer vero e proprio, perché dobbiamo scollegare i cavi per poterlo estrarre. Ecco qua.
qui che l'abbiamo smontato e ora ci tocca rimuovere anche questa placca metallica che serve per dissipare il calore. Ok, abbiamo svitato tutte le viti e i bulloni e possiamo accedere ai cavi che ci interessano, in particolare quello dell'alimentazione. Andremo a togliere il connettore di sopra molto facilmente e poi con taglierino toglieremo le guaine e taglieremo il cavo per poi procedere con il collegamento e sdoppiare il cavo dell'alimentazione. Messi a posto tutti i cavi, sono andato a procedere con le saldature a stagno dei cavi nel ricevitore Bluetooth e nell'alimentatore, che poi andremo a integrare quindi in tutto il circuito. Questo è il risultato e come vediamo dei due cavi di alimentazione si sdoppiano e uno rialimenterà l'amplificatore mentre un altro alimenterà il circuito con il ricevitore Bluetooth. Prova del 9. Cavi sdoppiati, collegati all'alimentatore, collegati al ricevitore, attaccato alle cuffie per prova, attacco la presa. Bene, si accende. Andato. Non so se si è sentito, ma. Dopodiché ho collegato il cavo RCA nell'input nella parte posteriore e il jack nel ricevitore Bluetooth. Questa è la situazione che si vedrà dall'interno, quindi il cavo che entra dell'input, quindi che è collegato con l'RCA, e all'interno è collegato al ricevitore Bluetooth. E dietro possiamo vedere che oltre ai due cavi degli speaker ci sono i due cavi dell'input. Ora sono andato a risaldare il subwoofer che ho dovuto scollegare per poter rimuovere l'amplificatore. Bene, finalmente tutti i passi sono stati completati e si può procedere a rimontare il tutto per fare una prova finale. Prova del 9, Bluetooth sembra attaccato, il cavo è qua, nessun altro cavo attaccato, dietro ovviamente ci sono tutti i cavi del caso, andiamo ad accendere una canzone.
funzionano